Buongiorno a tutti, oggi è il 3 novembre 2012, sono Francesca Colella e questo è il canale delle T-Conference, ovvero le conferenze dei talenti e il nuovo paradigma, un progetto in condivisione con la città dei talenti, Iconicon, e il nuovo paradigma. Sono oggi nell'isola del risveglio Colle Spazzavento. È il nostro gradito ospite il professor Antonino Galloni, docente universitario di economia, già dirigente del Ministero del Bilancio e direttore generale al Ministero del Lavoro. Abbiamo svolto con lui una sessione di lavoro e ci rilascerà a breve intervista sul documento Economia Nuovo Paradigma, che potete scaricare al sito nuovoparadigma.altervista.org. Vi consigliamo di visitare anche il sito youdream.info per avere informazioni sulla città dei talenti. Per qualunque altro tipo di informazione potete scriverci all'email t-nuovoparadigma@libero.it. Buona visione. Buonasera, siamo alla T-Conference del Nuovo Paradigma e oggi è 3 novembre 2012. Io sono Melè e sono qui con il dottor Nino Galloni, economista e direttore generale del Ministero del Lavoro, e gli facciamo un'intervista. Allora, la prima domanda è se hai letto, se conosci Economia Nuovo Paradigma e cosa ne pensi, che impressione ti ha Sì, fatto? l'ho letta, mi ha fatto una buonissima impressione. Credo che sia un percorso verso il quale mi auguro e penso che l'umanità arrivi in tempi non lunghissimi, perché ormai si capisce che il tempo del cambiamento è arrivato, la finestra temporale si è aperta. Si tratta di vedere se democraticamente, collaborando fra vari movimenti intellettuali, persone di buona volontà, si può arrivare ad un cambiamento adeguato, oppure se succederanno delle cose meno augurabili. Quindi lo vedi realizzabile, se lo Sì, realizzabile. lo vedo realizzabile. Quello che è importante che noi capiamo è che per arrivare a quel risultato c'è un percorso in cui dobbiamo camminare passo per passo, andando avanti e avvicinandoci a una meta del genere. Ecco, in particolare hai evidenziato qualche punto critico nel testo, Economia No, Nuovo nel Paradigma. testo, per esempio, non è sviluppata, ma è detto nel testo stesso che non è sviluppata tutta la parte delle tecnologie, delle nuove tecnologie e della possibilità che oggi l'umanità ha, per la prima volta nella sua storia, di avere energia a costi bassissimi, smaltimento dei rifiuti con ricavi importanti senza inquinamento, combustione zero e un sistema di trasporti che è molto avanzato, ma che probabilmente sconvolgerebbe tutti gli equilibri geopolitici del pianeta e soprattutto anche gli equilibri locali, gli accordi fra le mafiette locali e i politici locali. E questo ovviamente va messo nel conto, nel senso che è il percorso che andrà ad essere intrapreso, insomma. L'altra domanda è, saresti disposto a far parte del gruppo di lavoro che se ne occupa? Sì, perché no? Bene. Un'altra domanda è, a chi lo consiglieresti? Chi potrebbe essere interessato alla lettura di... Ma io credo che in questo momento si stiano costituendo tantissimi gruppi più o meno animati dalle stesse intenzioni. Parliamo di ripristino della sovranità monetaria. Parliamo di gestione diversa del debito pubblico, parliamo di separazione fra le banche come attrici del credito e i soggetti che fanno attività speculative ed altre cose. Il problema è che ancora questa rete non si è formata in modo tale da essere un unico movimento, un partito, un'alternativa alla politica attuale. Potresti mettere al lavoro per studiare economia, nuovo paradigma, proprio per renderlo operativo? Ma io penso che, ripeto, nell'ambito di tutti questi movimenti, gruppi che si stanno organizzando, chi più chi meno, per questo cambiamento, ci siano economisti, ci siano persone di buona volontà, ci siano giovani desiderosi di conoscere, di sapere. Quindi si tratta solo di vedere quali sono i momenti di incontro, di coagulo, di riflessione, per fare il salto da quello che può essere un salotto a quello che può essere un'azione concreta, anche politica. Molto, molto interessante. Abbiamo qua il tuo ultimo libro che
chi ha tradito l'economia italiana. Seconda edizione. E avremo piacere che tu ce ne parlassi come chiusura dell'intervista. Ma sostanzialmente questo è un libro che cerca di ricostruire la storia di questo secondo dopoguerra, nell'ambito della quale l'Italia ha avuto un periodo di grande sviluppo che l'aveva portata a superare l'Inghilterra, a avvicinare la Francia, a pensare di entrare in competizione con la Germania, fino grosso modo al rapimento di Moro e agli anni 70. Dopodiché c'è stata un'inversione di tendenza, una perdita di sovranità monetaria, una battaglia di pochi isolati nei confronti di un sistema che ormai aveva deciso di fare gli interessi della Francia e della Germania invece che gli interessi dell'Italia stessa. C'era un patto tra Mitterrand e Kohl per introdurre una nuova moneta, abbandonare il marco e accettare la riunificazione tedesca, che prevedeva però un indebolimento dell'Italia. Chi in buona fede, per combattere la classe politica di allora considerata corrotta e clientelare, ma non era solo quello evidentemente, chi in malafede si è creato grandi vantaggi dalla vendita e dalla svendita delle partecipazioni statali e delle imprese pubbliche, tutti insieme però hanno tradito l'Italia. Ti ringraziamo della disponibilità, della tua presenza qui, e speriamo a un futuro migliore. Grazie, sicuramente ci sarà. Buonasera.